soccorsi per proprietari di cani morsicatori. Si tratta di un metodo efficace per prevenire altri episodi. Una battaglia di civiltà attraverso iniziative di comunicazione e informazione sulla cura degli animali e anche sulle conseguenze del mancato rispetto delle regole. Insomma, una nuova sfida lanciata dall'amministrazione comunale di Chieti. Cani morsicatori, ieri l'ennesimo caso a Chieti: un ragazzo è stato azzannato da un Doberman mentre faceva jogging. Beh, insomma, la novità sostanziale arriva proprio al comune di Chieti. Presto, no? Corsi per proprietari. Assessore Stella, ne vogliamo parlare? Sì, i corsi sono stati già deliberati nello scorso anno, nel mese di novembre. Li stiamo organizzando, noi stiamo aspettando la parte dell'AS, perché l'AS deve fornire i docenti, i dirigenti veterinari per tutta la parte scientifica e per espletare i corsi. Soltanto nella giornata di ieri la Polizia Municipale ha effettuato 4 sanzioni che riguardano sia la cattiva custodia degli animali ma anche le deiezioni, perché c'è anche questo grosso problema: per chi è amante degli animali deve rispettare anche l'ambiente e il decoro urbano. Soprattutto le segnalazioni devono arrivare direttamente in comune attraverso la mail ufficiale, e quindi insomma sensibilizzare anche i cittadini, non usare Facebook, no? Sì, noi abbiamo la PEC del comune, invito i cittadini a segnalare i casi di cattiva custodia degli animali al comune ufficialmente, perché le segnalazioni che vengono fatte spesso sui social arrivano in ritardo, soprattutto alcune volte non sono attendibili, per cui anche la Polizia Municipale interviene e perde molto tempo. Ricordo che c'è il regolamento sul sito del comune di Chieti che riguarda gli animali, dove ci sono scritte tutte le regole da seguire. Ecco, perché è un fatto di regole, no, da rispettare da parte dei proprietari, di qui l'istituzione di questi corsi. Partiranno ufficialmente a breve, possiamo indicare una data, febbraio-marzo? Si spera febbraio-marzo. Corso gratuito? Il corso è gratuito per tutti i cittadini e a pagamento per i proprietari di cani che già sono stati segnalati alla ASL per episodi di morsicatura. Un corso, un costo basso, circa 40 euro, però sono a pagamento solo per quelli che devono farlo obbligatoriamente, cioè i proprietari di cani morsicatori sono obbligati a fare questo corso, mentre è facoltativo per tutti gli altri cittadini.